c'è il consorzio. Sì. Io entro e vado come direttore, via Garibaldi, via Cavour. Ha ragione, anche di questo pensavo l'altro giorno. Qualcosa. Ne ho parlato. Assolutamente, sono d'accordo con lei. Sì. È sempre una questione economica. E ha ragione, ci pensavo proprio la settimana scorsa, quando a Forni abbiamo fatto questa presentazione di questo libro. Io abito in una traversa di Corso Cavour, via Cesare Battisti, e mi dicevo. Ci sono tantissime strade con i nomi del Risorgimento e non c'è una strada con un nome che richiami alla storia borbonica di Gaeta, e non è corretto, non è giusto. Quindi io personalmente mi farò portavoce di questa istanza, assolutamente. Vi ringrazio e vi do il benvenuto a Gaeta, assolutamente, l'amministrazione comunale, dimenticavo di dirlo, anche da parte di Maria Pia Lois, che è la nostra delegata alla cultura, che ha seguito praticamente tutta l'organizzazione degli eventi, ma che purtroppo per questioni personali oggi non può essere qui. Grazie mille a tutti, buona serata. Lo sforo ci sta, ma quella via là sta in tutte le città d'Italia. Io quello che volevo fare come battuta è che i ragazzi di Gaeta, con i nomi che portano le scuole di Gaeta, difficilmente se l'è persa la battuta dell'assessore. Dicevo, a parte la via, che è un male comune di tutto il sud, con i nomi che hanno le scuole di Gaeta è difficile che imparino quella storia, quindi non le voglio proprio dire i nomi delle scuole. Piano, piano, facciamo un dibattito. Non, per favore, non facciamo un dibattito. Il nome della scuola non ti vengono. Va bene, poi ci ragioneremo. È facile, vabbè, lo farei più. Grazie a tutti e ai vostri contributi. Adesso, andando avanti, ovviamente abbiamo il grande piacere di avere con noi, come ogni anno, io prima lo vedevo da in fondo, poi piano piano adesso lo presento io, un motivo di orgoglio per me. Finiamo prima i saluti, no? Poi così, E abbiamo con noi il segretario nazionale dell'ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Cavalieri Costantinani Italiani, il professor avvocato Franco Suffo. Ormai ci salutiamo da tanti anni. Stamattina ho partecipato alla passeggiata capeggiata dai nostri due amici Alessandro e Daniele, e avevamo prenotato i 60 posti veramente. Abbiamo avuto, siamo stati guidi dal sacerdote, che abbiamo imbrogliato, ma veramente non ci aspettavamo da 60 a 150. Erano proprio tanti, è stato veramente bello. E quando ho chiesto se ci fossero luoghi, hanno alzato la mano in tantissimi. Io vi ringrazio, vuol dire che queste lezioni che si danno ogni anno cominciano a colpire. Grazie ai nuovi, ai vecchi lasciamo di stare, quindi vengono sempre, quindi non hanno... ma ringrazio anche loro perché siamo con loro affezionati. Vi porto il saluto dell'ANCI. Ma sapete cos'è l'ANCI, noi possiamo fare una ritorna, proprio qua a Daniele, la situazione che raccoglie i cavalieri costantiniani. Ed è l'unica associazione eretta come ente morale con decreto presentato alla Repubblica, quindi noi diamo l'alto patrocinio, mica poco. Siamo gli unici come ordini ad avere l'ente morale con decreto presentato alla Repubblica, neanche l'ordine di Malta ce l'ha. C'ha l'associazione, c'ha il CISO, queste cose qua, la CISMON, ma non ha l'ente morale. È a Napoli, sapete? Ha sede a Napoli, ormai si è rimasto solo l'ANCI a Napoli, quindi, e rimaniamo fermi a Napoli, ne fanno parte in pochi, perché non è stato mai il principe, ha voluto sempre tenere un poco tranquillo questo ordine, perché deve rappresentarlo a un certo livello. Adesso ci stiamo aprendo anche verso gli altri, infatti ho avuto molte adesioni e molti si iscrivono, chiedono di essere iscritti, viene valutata la scheda e poi vengono ammessi. E dell'ANCI il presidente è il marchese Giuliano Puccino Primardi, chi vi saluta, e proprio qui non è potuto venire. Il principe Carlo, penso ci farà una sorpresa più tardi, quindi il principe Carlo, un saluto io per il principe oggi,
la prima volta, non saluto sicuramente, perché ci sarà qualche sorpresa, penso. Io adesso sono il delegato dell'Abruzzo del Molise, come tale voglio portare i saluti alla Presidenza da parte della mia delegazione dell'Abruzzo del Molise. Qualcosa ci unisce, parlavo con me poco fa, qualcosa ci unisce in due cittadini. Noi siamo Gaeta e Cimitero del Tronto, le ultime due accademie. Sì, ma le ultime due accademie erano quelle più toste, che stavano a nord, e di Santi e di Camminiano. Sala di Ozione. Sei tutto bene, stai bene. È stato un mese fa. Ma quello che mi piacerebbe fare, caro assessore, è un generale, di cui abbiamo parlato già più volte con il sindaco, non posso andare. Il generale ha le due rocche che hanno dato purtroppo l'ospitalità perenne agli eroi, quegli eroi che hanno dovuto prendere fino alla fine. Non guardiamo Gaeta con i militari, erano 15, erano tantissimi i militari che erano presenti qui, ma parliamo di Gaeta con i cittadini, con i sacerdoti, con le suore, i bambini che sono morti. E fra i bambini invece di contare sempre i ragazzi della Nunziatella che morirono per servire il loro re, scapparono dal collegio militare per servire il loro re. E non erano ancora soldati, poverini, erano ragazzetti di 14, 15 anni. E sono morti anche loro. Noi abbiamo realizzato con l'apporto dei cari amici un sacrario che avete visitato più volte, so che è meta di pellegrinaggio ormai, dall'assessore anche questo ci sta, eh? Questi signori qua hanno creato anche un turismo religioso, se vogliamo, nostalgico, un turismo che c'è. È il nostro sacrario dove voi avete portato il fiore, dove avete pregato per quei soldati che hanno lasciato la loro vita greca, come un essere di greca. E con loro abbiamo ricordato più volte Monsignor Tuzzeller, che è stato il confessore privato della regina Maria Sofia. E con questo chiudo, vi saluto e vi auguro un buon pomeriggio. Adesso, prima di iniziare in maniera solenne il convegno, intanto voglio ringraziare anche le forze di ordine. Devo dire da ieri i carabinieri, la polizia, qui il nostro commissario Mancini e anche i vigili urbani non ci hanno fatto mancare la loro vicinanza, quindi sono stati sempre passo passo con noi, ci teniamo discreta vicinanza. Discreta vicinanza, no, veramente gradevole, perché si sono messi a disposizione per tutto, quindi è vero e va detto. Detto questo, come si può iniziare in maniera solenne un ricordo dell'assedio di Gaeta? Io penso, Presidente, che il miglior modo è ascoltare l'inno al re, quindi l'inno del paesello, l'inno delle due Sicilie. Prego. La votiamo in maniera più che solenne, grazie ai nostri ormai tradizionali amici, i bravissimi cantori del coro della Real Cappella Napolitana, che seguiranno l'inno per noi, lo stanno facendo da diversi anni con grande solennità. Grazie. Al duplice
trono dei padri suoi, il Dio lo serve.